eccoci qui, freschi freschi, dalla Commissione Banche PD 5 Stelle. Franco Vazio, Carla Ruocco. Allora, prima domanda. Ruocco, secondo lei, qual è il giudizio che dà dei lavori della Commissione? Che cosa è emerso? No, perché quando è che chiudete con la Commissione Banche? Praticamente oggi con le audizioni. Quindi insomma si sarà poi fatta... inizia il lavoro di revisione di tutti i documenti per la redazione poi della relazione. Ecco, che cosa è emerso? Qual è la cosa più importante che avete compreso in questi giorni di audizione? Premesso che questa commissione doveva partire molto prima, quando il Movimento 5 Stelle lo richiedeva, sono emersi tanti aspetti. Il grande conflitto di interessi che era già in erba, conosciuto tra le righe all'interno del Partito Democratico, con la grande vicenda della ministra attuale sottosegretaria Boschi, e accanto a questo argomento tanti altri relativi allo scandalo dei prodotti derivati, del fatto delle immense perdite dello Stato su questo fronte, sul discorso del declassamento per esempio che l'Italia ha subito da parte di un'agenzia di rating che ci è costato 2 miliardi e 600 milioni e di cui Padoan non vuole chiedere il risarcimento per noi a nome appunto dello Stato italiano e per conto nostro, e che anche questo è un argomento importante. Tanti aspetti sono emersi, infatti è molto sbagliato sostenere che sia stata una strumentalizzazione politica. Il problema di Maria Elena Boschi è uno dei grandi problemi che è emerso all'interno della commissione d'inchiesta e come gli altri va affrontato e risolto. Allora, visto come sono andate le cose, no? Perché... Vedete. Io credo che sia giusto che la vicenda di mio padre in qualche modo sia affrontata nelle sedi opportune da mio padre e dai suoi legali. Il problema, credo, che riguarda invece tutti i cittadini, a prescindere dalla sua vicenda personale, che è un privato cittadino e ha un'indagine in corso e vedremo come va, sia quello del ruolo che mi si attribuisce o si attribuisce al governo, al partito di cui faccio parte nella vicenda. Allora, siccome non c'è nessuna connessione, io non ho nessun ruolo in quella vicenda, il punto è questo. Che io perché non ho un ruolo causa? In quella vicenda. Dopodiché io non ho un'indagine in corso, non sono stata rinviata a giudizio, non ho nessun tipo di addebito su queste vicende, quindi mi chiedo perché si continua a insistere rispetto alla figura mia, ma quella del Partito Democratico e del Governo. Ruocco, qual è la pistola fumante invece secondo lei? È che tutto questo è offensivo per i cittadini, perché ci sono stati dei risparmiatori truffati, ci sono stati anche dei suicidi e sfido chiunque a pensare di poter avere le stesse opportunità di accesso alle informazioni e di contatti di Maria Elena Boschi per salvare la banca che il padre aveva gestito. E non bisogna dire però che andava ad interessarsi... Però se l'avesse salvata non ci sarebbero stati, allora no, agito troppo no, o agito no, troppo no, poco? No, c'è il comitato interministeriale per il credito di risparmio, ci sono le sedi opportune, lo Stato italiano mette a disposizione un iter preciso per rivolgersi alle istituzioni. Perché bypassare tutto questo? Perché rivolgersi in via personale senza delega da parte del ministro Padoan? Quindi entrando sconfinando completamente, è emerso perché abbiamo fatto la domanda. Sì, sì, no, non abbiamo è fatto, emerso. Vedremo i resoconti stenografici. Però non continuiamo non a dire menzogne. Il ministro Padoan però ha detto è vero che non Padoan aveva ha detto nessuna che... delega, non aveva dato nessuna no, delega alla ministra questo. Boschi. Ora, Padoan però io penso se volete cosa... ve lo facciamo vedere no, però allora, io, dai, io penso, qua sembra l'istruttoria, sì. Vediamo Padoan così. Io penso mi parla Carla Ruocco, la faccio dire, però visto che non è il punto, mi scusi, non è il punto di cosa ha detto Padoan, che non è impedito ministro di svolgere un'attività no, collaterale ad altro, no, cioè, ma un qualsiasi in... parlamentare svolge un'attività sul territorio. Però mi sembra che il tema, voglio dire, il tema Boschi, mi pare che questo l'abbiamo discusso, sviscerato come se fosse il problema dei problemi. Parliamo di una banca con un passivo di 700 milioni rispetto a un debito generale delle banche di 43 miliardi. Però scusi, parliamo... stava parlando Ruocco, facciamola finire, poi dopo gliela do la replica. Lo vogliamo sentire Padoan o è vero quello che ha detto Ruocco? Padoan
Padoan ha detto che non ha dato alcuna delega, questo è vero, ecco. Ma non c'è, allora, ma il problema è che non è impedito a un ministro di svolgere una funzione. Va bene, non serve sentire Padoan, andiamo, finisca Ruocco, così poi atteniamoci a quanto emerso dalla commissione d'inchiesta, per questo c'è la commissione d'inchiesta. Quando la ministra Boschi andava a fare il giro delle sette chiese per la Banca Etruria, c'erano, come lei giustamente sottolinea, altre banche in grave difficoltà e lei chiedeva soltanto di Banca Etruria, perché l'illuminazione celeste le veniva soltanto guardando per la casa. Era anche una banca del suo territorio. Del suo territorio. Lei non lo farebbe a posto se dovesse succedere qualcosa sul suo territorio? No, innanzitutto io non ho il padre banchiere e quindi fortunatamente mio padre ha svolto altri lavori in maniera onesta e trasparente. C'è niente di male avere un padre banchiere, però. No? Nella maniera più assoluta c'è molto di male quando a fronte di questo vai a parlare con il presidente della vigilanza di Consob, vai da Viscor o chi per lui, vai a farti una cena con Consoli, con tuo padre e ti fai li fai scendere dal Veneto alla Toscana a casa tua e poi Ghizzoni le vai a fare pressioni su Unicredito. Qua con Unicredito qua c'è molto di male, perché le persone devono avere le stesse opportunità, come la Costituzione dice. Ci sono, come dicevamo, le sedi opportune, ci sono le interrogazioni parlamentari, cioè il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Se sei una persona onesta e trasparente, agisci in quelle sedi, non in via privata. Allora... Ma dobbiamo sapere, lo dico alla collega Ruocco, lo dico a quelli che sono in commissione, alzare un polverone per niente, noi copriamo i soliti sepolcri imbiancati e non tuteliamo imprese, risparmiatori e aziende. Ruocco, questo bisogna saperlo. Non lo può dire al Movimento 5 Stelle, perché lei sa molto bene che noi siamo implacabili con tutti. Ma su questo tema, Ruocco, su questo tema della vigilanza, concordi? Ma su questo tema, quindi concordiamo. Un attimo, mettiamo ordine alle cose. Allora, che il fatto che un ministro non abbia fatto pressioni... Ma avete un'ossessione, quasi sessista, un'ossessione sulla Boschi. No, io poi sono donna, quindi non può dire proprio... Ma stiamo parlando di niente. Ma stiamo parlando di niente. Vorrei concludere. Mi sono distratta un secondo e ha già interrotto la Ruocco. La faccia finire, anche perché devo mandare la sigla fra breve. Il problema che si concentra sulla Boschi è che a fronte dell'indifendibile il Partito Democratico continua a difenderla e più fate così più non si riesce nostro, a lavorare non farti serenamente. Un problema nostro perché noi la difendiamo nella, perché giusto nell'incontro con Ghizzoni lei si presentò in qualità di ministra e già questo stesso fatto implica una pressione, perché una ministra che chiede un qualcosa... Ma si è detto lui che non ha alcuna pressione? Può andare perché non è andata con la lupara e la coppola, e quindi giusto per questo non la difende. Pressione. Guardate che questo fatto questo fatto però di chiedere informazioni, cioè immagini, non so, succede qualcosa nel suo territorio, lei mi ha già un po' risposto, però vorrei capire bene anche perché... Non si può fare, non si può fare. Succede qualcosa sul vostro territorio, non lo fa. Lei, Di Maio... Ma ci siete andati a parlare con Visco? Sto facendo una domanda, però un attimo, non confondiamo. Vorrei capire se... Anche perché si capisce anche l'azione politica del Movimento 5 Stelle, no? Succede qualcosa, c'è un'azienda in crisi, c'è una banca in crisi, voi cosa fareste per tutelare che se fallisce una banca sul territorio abbiamo visto le conseguenze, no? Quindi... Interrogazione parlamentare, question time in commissione, comunicati stampa, andare ad attendere le risposte dei ministri con insistenza, proposte di legge, pressare affinché le proposte di legge vengano discusse, la distanza è interrogazioni siderale. In aula, guardi quanti gliene ho citati. Per me la distanza è siderale. Piuttosto che andare a cena io con il faccio ministro, tutto quello che è possibile. Ci sono altri però strumenti. Io faccio tutto quello che è possibile. Io faccio tutto quello che è possibile per salvare un'impresa, per salvare i risparmiatori e le aziende. E ma se devo andare a parlare e se devo andare a parlare con Ghizzoni, devo andare a parlare con Visco, io ci vado. Me ne assumo la responsabilità. Sono orgoglioso di avere un ministro che l'abbia fatto. Lasciare la sigla, vedo anche aveva 10.000 euro di azioni, ma che banca di Boschi? Ruocco, e poi allora, chiudo, ma che però, banca di Boschi? Allora, però, dire che sia colpa di Boschi che siano fallite le banche, però è un'esagerazione di campagna elettorale, Ruocco, cioè, perché spesso lo sento dire, è colpa di Boschi. Non è nessuna esagerazione, Le banche italiane sono fallite per colpa di Boschi? C'è una mistificazione.
No, vabbè, aspetti un attimo, facciamo ordine. Tutto no, questo, ma facciamo ordine. Tutto sopra... La faccia parlare. Non ho detto mica che le banche italiane... Io sostengo che c'è un enorme conflitto di interessi sulla figura di Maria Elena Boschi, che faceva il ministro delle riforme costituzionali e andava a parlare della banca del padre facendo il giro delle sette chiese. Sarà pure un'ossessione, sarò ossessionata, che vi devo dire. Io penso di rappresentare i cittadini italiani che queste opportunità di salvare il proprio padre non le hanno. Voi coprite i sepolcri imbiancati, voi coprite questo, i grandi scandali. È un'accusa che non mi tengo, perché giusto ieri è uscito un articolo sul Corriere della Sera sulle manchevolezze della Consob. Forse non l'ha letto, però lei non legge bene i giornali. Non è che non l'ho letto, non lo dite. Assumiti la responsabilità di dire perché i risparmiatori hanno perso i soldi. Per la Boschi è una stupidaggine grande come una casa. Faccia finire Rocco, perché poi dobbiamo andare avanti con la puntata. È un'aggressione che non tollero. La verità è che il ministro delle riforme costituzionali si deve occupare per tutto il territorio nazionale delle riforme costituzionali. Se ha qualche problema va dal ministro delle finanze, lo enuncia e si va nelle sedi opportune. Tutto il resto è un gran pasticcio intriso di conflitti di interesse. Poi è chiaro che in una situazione in cui ciascuno dello Stato fa un po' ciò che vuole, va anche bene che un ministro delle riforme costituzionali vada a cena con quello, raccomandi presso Ghizzoni, proprio la banca del padre, che ha gestito il padre, che dir si voglia, che fa incontri con le autorità di vigilanza sempre e solo sullo stesso tema. Ma non è vero, che interessarsi delle riforme costituzionali. No, io questo non lo accetto. Questo non lo accetto, Rocco, perché Visco ha detto che la Boschi gli ha parlato di tutto il sistema bancario, non di Banca Etruria. No, Vegas anche, non si dicono cose che non sono vere. Ha parlato di Banca Etruria. Avete un'ossessione sulla Boschi e questo... Ruoco, ricordatelo, segniamolo, guardate che questa cosa, voi non lo vorrete coprire questi scandali, ma questa ossessione che avete contro questa donna copre nei fatti gli scandali, perché non vi interessate dei problemi veri, che sono Banca Italia e Consob. L'ha già detto tre volte, la Ruoco ha già detto. Veramente, per esempio, il presidente Vegas ha detto che io sono ossessionata contro di lui, che ha cancellato gli scenari probabilistici dai prospetti informativi. C'eri o non c'eri? Ognuno che sbaglia dice che io sono ossessionata con chi sbaglia. La cena di Natale con i parlamentari del Movimento 5 Stelle? L'avete già fatta? Vediamo, sì, abbiamo fatto un augurio veloce, vedremo. Va bene, un bel brindisi, perché comunque ricordiamoci che dovremmo essere tutti più buoni che a Natale, invece la passione politica vi trascina. Grazie a Carlo Ruocco.